Sono tante persone in Moldavia che sono picchiate per questa cosa, che sono gay. Neanche la polizia non fa niente su questa cosa. O Brasile ha cambiato la situazione perché adesso è entrato un presidente omofobico, addirittura xenofobico. È torto la legge LGBT in Brasile. Non ci deve essere per forza una legge per chiedere la protezione internazionale, ma ci deve essere un ambiente e una situazione omofoba e transofoba. Io mi chiamo David, sono della Moldavia, ho 23 anni e sono arrivato qui in Italia in 2017. Io ho capito di essere omosessuale a 14 anni. Mi chiamo Vittoria, sono brasiliana, ho 38 anni, sono qua da Italia da 13 anni. Avevo un altro nome, un nome anche italiano composto, che non vado a dire, però mi sentivo sempre come Vittoria. Praticamente in Brasile è diventato piccolo per me subire tutto quel tipo di cose che subiva tutti i giorni e dopo ho pensato, devo scappare a qualcun posto. E un'amica mia mi ha aiutato a venire qua. Il presidente della Moldavia si chiama Igor Dodon, un grande omofobo. Poi anche in Moldavia c'è Family Day che si organizza nello stesso giorno con Pride in Moldavia. Un anno prima di fare coming out ero in collegio a Soroca dove ho studiato e ero così stressato di questo fatto che mi sono buttato giù dal muro, quindi sono stato anche in coma un giorno e volevo suicidarmi. In Brasile c'è troppa omofobia, da 4 anni mia famiglia già mi picchiava perché io avevo movimento femminile, io guardavo maschietto, non mi piaceva giocare con giocattolo di maschio, vestito sempre rosa. Ho avuto una volta in scuola che la direttrice, chiamata mia mamma, a dire così, guarda, che tuo figlio non può studiare qua in questa scuola perché è diverso. Sempre è stato così. Aveva la vergogna, prima la vergogna mia, dopo la vergogna della famiglia di sapere che avevo un figlio gay. Io non volevo questo, però quando si nasce così, io ho pensato, per non fare mia famiglia soffrire, me ne vado. Lavoravo in un supermercato, lavoravo 12 ore al giorno. Dopo che sono andato al Pride, dopo una settimana mi hanno licenziato. Volevo uscire dalla Moldavia perché è molto omofoba. Se sei diverso ti guardano strano e a volte ti possono picchiare. A me è successo quando ho fatto coming out, sono uscito, ho incontrato questi compagni di scuola, sono andato a salutare e loro mi hanno chiesto se è vero quello che hanno sentito. Dico cosa? Che sei gay? E ho detto di sì. Ero già stanco di nascondere quella che sono. Mia madre mi ha chiamato, io ero a lavoro, mi ha detto cosa ho sentito in paese. Ho detto sì, è vero, ha iniziato a piangere, a urlare, che tu ti devi cambiare, che tu non sei così, che questa è una moda e passerà e rimani solo con la vergogna. Ho detto se vuoi accettarmi va bene, se no io mi faccio la mia vita e non mi interessa di voi. Io mi devo vivere la mia vita, non quella che vogliono altre persone. Non esistono dei numeri precisi perché è difficile definire quanti sono le persone che si dichiarano LGBT. Ci sono persone che si dichiarano e il dichiararsi è un atto politico, ma ci sono anche persone che vivono semplicemente un comportamento di tipo omosessuale dal punto di vista sessuale. E in più le commissioni territoriali, che sono gli enti che a livello nazionale si occupano di analizzare quelli che sono i casi dei richiedenti protezione internazionale, non hanno un archivio per quanto riguarda quali sono i casi di persone che chiedono asilo per questo tipo di motivazione. Sicuramente i flussi corrispondono, almeno fino a qualche mese fa, quando c'erano ancora gli sbarchi, con quelle che erano le nazionalità di provenienza principali delle persone che sbarcavano, quindi Nigeria, Camerun, Bangladesh, Pakistan. Poi sicuramente c'è tutta una fascia di richiedenti che provengono per esempio dalle ex repubbliche sovietiche, quindi ci sono tante persone russe, abbiamo 2 persone dalla Moldavia, alcune persone dall'Albania, tutte persone che sono riuscite a ottenere la protezione internazionale. Questo è importante perché molte persone dicono nel mio paese non c'è una legge che mette
al bando le persone LGBT. Non ci deve essere per forza una legge per chiedere la protezione internazionale, ma ci deve essere un ambiente e una situazione omofoba e transofoba. Il discorso è che però, per esempio, ci sono già tante persone in Italia che non sanno che lo possono fare la richiesta di protezione per queste motivazioni. Per esempio, per quanto riguarda la comunità transessuale, pochissime persone lo fanno, soprattutto all'interno della comunità delle persone sex worker, un po' per paura, perché magari sono state fermate dalla polizia precedentemente, quindi hanno paura di rivolgersi alle questure, un po' perché non sanno che lo possono fare. Ancora non mi hanno chiamato per commissione. E proprio oggi mattina sono andato a prendere il permesso soggiorno e sono molto contento. Adesso aspetto che mi faccio anche la carta d'identità, mi trovo un lavoro, già faccio un corso di formazione in biblioteca. A me non mi manca la mia casa. Ho capito che le persone non accettano questa cosa. Forse dopo 5-10 anni, perché mio fidanzato vuole conoscere mia madre. Sono felice. Ho incontrato persone che in Moldavia non credo che incontrerò. Con la nuova presidenza di Bolsonaro è morta più di 6 trans accoltellata. È molto pericoloso. Sto bene con me adesso, più tranquilla che preso asilo, perché prima anche se aveva mio lavoro o mio fidanzato, che tra un po' diventa anche mio marito, vado star meglio. Penso che è stato anche meritato, è stato una gioia. Io sono credente, sono cattolica. Addirittura devo andare in Madonna di Pompei, in Napoli, perché ho fatto una promessa, devo fare una preghiera lì, a piedi.